Posto? Perfetto, ok. Perfetto. Qua con l'audio è sempre un po'... un problema. Tu non ti senti? Io mi sento. Ah, ok, va bene, va bene. Tu non volevi stare, non voglio stare seduto, hai detto. No, voglio no, stare non siamo in piedi. Seduti. Mi mettete 30, per favore, su questo qua? Così tengo d'occhio. Perfetto. Che bello questo. Non c'è sì. Sull'altro palco. Sì, questo è il palco quello figo. Palco serio questo. Allora, ragazzi, io sono Raffaele Gaito. Io sono Lorenzo Fantoni. E oggi quello che faremo è questo dialogo semiserio sull'intelligenza artificiale. Per chi di voi c'era stamattina, io ho fatto un talk proprio qui, su questo palco alle 11, dove abbiamo parlato seriamente di questo tema, intelligenza artificiale, robotica e così via. Però in realtà poi io e Lorenzo abbiamo pensato di fare qualcosa di un pochino diverso per il pomeriggio. Un po' più rilassato, anche che comunque diciamo, l'IA e la robotica sono una questione abbastanza seria, perché molti dicono ci ruberanno il lavoro, ma... non ci rubano il lavoro gli immigrati, ci rubano il lavoro i computer e i robot molto probabilmente. Stamattina l'abbiamo visto, tanti settori nei quali ormai la robotica, l'intelligenza artificiale sta facendo dei passi da giganti e ci sta praticamente lasciando fuori. Anche perché su tantissime cose è molto più efficiente un robot di noi, magari non capisce alcune cose, però con dei procedimenti magari più noiosi è in quelli ripetitivi abitudinari. E allora abbiamo fatto questa piccola ricerca, io e Lorenzo, dove abbiamo scelto alcuni di questi settori e siamo scesi un po' in profondità a guardare come sta funzionando questa tecnologia. E ovviamente come abbiamo iniziato? Da una citazione, perché ci sta sempre bene, e da Terminator, che è la paura che tutti tirano fuori, se ci pensi. Quando parli di IA robotica tutti fanno, come Terminator o Matrix, sono due le cose. Magari noi più vecchi... Noi pensiamo a Terminator. Quindi abbiamo detto una presentazione non si può definire tale se non si comincia con una bella citazione. E quindi siccome questo è un argomento serio ma che vogliamo trattare in maniera un po' più leggera questa sera, abbiamo scelto questa di Heisenberg che è bellissima. E lui dice ci sono cose così serie che puoi solo farci una battuta sopra. Ed è un po' l'obiettivo di questa sera. Sì, cercheremo anche un po' di ridere di ciò che la robotica oggi ci offre nelle sue espressioni più comiche. Perché comunque per arrivare a un successo, a un qualcosa di oggettivamente incredibile da vedere, ci sono milioni di fallimenti spettacolari. Spettacolari. Se ci pensi è un po' come il parkour. Che noi esatto. Vediamo questa gente che salta da muro a muro bravissima e magari ignoriamo che dietro quel salto ci sono 400 facciate del sfasciano. Muro. Esatto, dolorosissime. Se ci pensi. Subito dopo aver messo questa slide abbiamo detto, cavolo, cioè abbiamo messo una bella citazione di Heisenberg, il fisico, uno dei primi a lavorare sulla meccanica quantistica, mettiamoci una bella foto di Heisenberg. Questo e quindi abbiamo cercato Heisenberg su Google Immagini, cavolo, una delle intelligenze artificiali con le quali abbiamo a che fare tutti i giorni, e già qui qualcosa non ha funzionato. Qualcosa non va, perché se ci pensiamo ormai l'intelligenza artificiale cosa fa? Vede che molte persone cercano Heisenberg per cercare Breaking Bad e automaticamente ti offre quel risultato pensando che sia il risultato più interessante e più pertinente, ignorando che infatti noi cerchiamo altre cose. E quindi abbiamo detto, cavolo, ecco quello che succede quando poi l'intelligenza artificiale mostra dei limiti. Quindi abbiamo provato a pensare che tecnologia potentissima ci sarà dietro Google Immagini e abbiamo pensato più o meno a qualcosa del genere. È una cosa così. Questi sono i potenti mezzi dietro Google Immagini, l'automazione che ci siamo immaginati. I famosi fallimenti di cui parlavamo prima. Però abbiamo detto, vabbè dai, è troppo facile iniziare prendendo per il culo Google Immagini. Parliamo di qualcosa di un po' più serio. Andiamo a cercare delle belle ricerche, degli articoli su questo tema. E la prima cosa che abbiamo trovato è questa. Abbiamo detto, ci sono però delle tecnologie che abbiamo a che fare tutti i giorni e in realtà sono già delle automazioni molto molto forti, no? Anche perché fondamentalmente le casse automatiche sanno i nostri gusti. Possono magari darci delle promozioni pensate sul cliente, però possono essere anche clamorosamente fregate, perché un po' come si dice, fatta la legge, trovato l'inganno, fatta l'IA, trovato l'inganno anche a lei, perché c'è questa cosa per cui le persone, in Inghilterra in particolare mi dicevi, che sono ghiotte di avocado, ma passano le cipolle che costano molto meno. Io vivo in Inghilterra, ormai ci sono solo casse automatiche e penso tutto il tempo, cavolo, certo che questo sistema è proprio facile da fregare, perché nessuno lo fa? E poi ho detto, no, aspetta un attimo, fammi cercare. In realtà abbiamo visto che lo fanno e come. Forse non si legge, ma si parla di le perdite dei supermercati addirittura duplicate. Perché? Perché le persone banalmente vanno al banco della frutta, prendono l'avocado e poi battono cipolla. E chi se ne accorge che lì dietro in realtà c'è un avocado o c'è una cipolla? Che poi banalmente è un po' una cultura hacker, se vogliamo. I primi hacker alla fine cosa volevano fare? Chiamare gratuitamente Serial Killer, come si chiamava? Mitnick. Sì, voleva chiamare gratuitamente, quindi simulava
il fischio di una chiamata interurbana col suo modem e insomma sul suo telefono e chiamava, aveva trovato una vulnerabilità, faceva le interurbane gratuite. Questo più o meno è la stessa cultura, solo quindi, che... quindi anche qua ancora una volta abbiamo detto cavolo, saranno proprio potentissime queste macchine, più o meno così, questo è il risultato. E quindi niente, abbiamo trovato queste GIF meravigliose per rappresentare questi fail della robotica, dell'intelligenza artificiale. Però abbiamo detto dai, con le casse siamo andati proprio, cioè ti piace vincere facile, cerchiamo qualcosa di un po' più serio. Questa è una cosa che purtroppo succede. Come raccontava lui, meno male questa volta ha cercato un robot, perché c'era questa storia di un tizio coreano che ha cercato di sposare un cuscino fatto a forma della sua idol preferita giapponese. Però ecco, il rapporto fra umani e robot, anche a livello proprio rapporto fisico, sarà senza dubbio una cosa su cui avremo un grosso dibattito nei prossimi anni. Perché così come ora parliamo di... il rapporto fra umani con interazioni attraverso internet, prima o poi succederà di dover parlare di umani che vogliono fare qualcosa con dei robot. Questo è un caso reale, cioè un tizio che veramente ha voluto sposare il suo robot. E anche qui abbiamo cercato di immaginare, abbiamo detto cavolo, come sarà la relazione che avrà questo tizio con questo robot? E anche qui abbiamo trovato qualcosa di bello e inquietante. Ma che potesse rappresentare... è una roba che mi disturba la notte. Questo a me spaventa ancora quando lo vedo. Però rappresentava la perfezione, mi immaginavo lui la sera col suo robot che ha potuto sposare. Però ho detto no, dai Lorenzo, sarà un caso isolato, non possiamo metterlo nelle slide per un tizio che fa una cosa del genere, sarà un pazzo. E invece no, non era un caso isolato. Il titolo qui è sbagliato, in verità non è una bambola gonfiabile, ma era veramente... È un sex robot, questo è un sex robot. È un filone che sta andando fortissimo, anche qui, quello dei sex robot. Questo è un articolo, tra l'altro, di poco tempo fa, non tantissimo tempo fa. Certo, lui leggo, però vabbè. Lui ha dato questa giustificazione, ha detto, no, io mia moglie non la sopporto più, adesso la sera mi vedo solo col mio sex robot. E la moglie ha risposto, in questa intervista c'è scritto, ha detto, io sono contento, perché così la sera non mi dà più fastidio quando vuole fare sesso, ha il suo sex robot e va a dare fastidio a lui. Un bel rapportino, devo dire. Sì, però abbiamo immaginato, che cosa succede quando c'è un bug? E che succede esatto se comincia a scalciare improvviso? Se va in crash il sex robot, cosa succede? Quindi anche questo è stato un po' inquietante come tipo cosa. Silent Hill per chi lo conosce. Però se ci pensiamo, alla fine il film Her ci raccontava di una persona che si innamora di una intelligenza artificiale tipo Siri, che potrà sembrare una cosa stupida, però c'è un'empatia verso i robot alla fine. Cioè, non so se hai visto tutti quelli di test della Boston Dynamics, forse li avete visti? Di robot che vengono spinti, di robot a cui viene lanciata qualcosa. E fondamentalmente io mi rendevo conto che empatizzavo con questo robot, perché mi rapportavo al robot come se fosse una cavia. Quindi pensiamo anche in un futuro in cui magari un robot verrà trattato male. Per molti sarà come uno schiavo, come era uno schiavo visto magari nell'Ottocento, cioè una cosa senza un'anima quasi. Però in un futuro chissà. Sì, infatti dopo in qualche slide c'è questa cosa. E poi abbiamo detto va bene, ok, questo tema lo stiamo prendendo un po' scherzando, ma in realtà è molto molto serio, perché poi cercando abbiamo trovato questo. Quanti di voi hanno visto Westworld nell'ultimo periodo e hanno visto già che questo tema è trattato anche dalla fantascienza dei giorni nostri? Cioè i sex robot, c'è il rischio che diano poi il via a delle perversioni che finché si trattava di rapporti tra umani tenevamo celate, tenevamo nascoste, invece a quanto pare no, qualcuno si sta ponendo il problema. Esatto, perché se il robot è un bambino cosa succede? Cioè, personalmente mi fa schifo allo stesso modo, però qualcuno potrebbe non vederla come una cosa brutta. Casi di razzismo, casi di pedofilia, casi di stupro, dove ovviamente dall'altro lato c'è un robot e finché lo consideriamo tale allora non è un reato, però se stiamo dando a questo robot delle sembianze che può essere un umano, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo porci il problema come se fosse un umano o no? Perché questa era una roba che vedevamo in Westworld, ma a quanto pare qualcuno se lo sta ponendo sul serio il problema. Perché già abbiamo dei problemi con i videogiochi, se pensiamo, cioè un atto di violenza in un videogioco fatto su degli umani viene visto come una cosa di deviata e sbagliata. Secondo me è un errore, però pensa se quando il videogioco magari sarà con un robot come Westworld, sarà una cosa completamente diversa, cioè sarà una zona franca in teoria all'inizio, in cui una persona può fare ciò che vuole. E anche qui cercando abbiamo trovato una bella diapositiva che rappresentasse questa situazione. Ed è questo, non so quanti di voi hanno visto questo fantastico braccio meccanico in azione. È una cosa che non riesco a guardarla senza provare imbarazzo da empatia. E questo è uno che si è bloccato il braccio meccanico. Io spero sia finta. Io me lo auguro, però è troppo bella per non metterla in queste slide. Io credo che sia finta. Ecco cosa succede quando inseriamo la robotica
Abbiamo detto, vabbè, ok, basta parlare di sesso, qui a quanto pare la nuova frontiera è quella dei robot che cercano di essere simpatici. O comunque di simulare l'umorismo umano. L'umorismo è una cosa difficilissima, se ci pensiamo. Simularla con un robot deve essere molto complicato, con una IA comunque. Sì. Perché comunque entra in gioco tutta una serie di fattori, di contesti. Capire il momento nel quale devi fare le battute, come fare le battute, quando far ridere una persona e quando non farlo. A quanto pare una delle nuove frontiere dell'intelligenza artificiale è proprio questa, no? Cercare quell'empatia tra umani per cercare poi di simulare appunto il concetto dell'ironia. Sì, anche perché, esatto, un robot che riesce a empatizzare è un robot che riesce a fare il suo lavoro meglio, soprattutto se pensiamo a robot medici, per esempio. E anche qui abbiamo fatto una bella ricerca, abbiamo detto sarà divertentissimo, la mattina sto facendo colazione e c'è il mio robot che vuole farmi compagnia e vuole raccontarmi una battuta, più o meno sarà qualcosa del genere il rapporto tra me e lui. Già la mattina svegliarsi è difficile, immagino. Quindi non lo voglio sentire raccontare barzellette. E poi però abbiamo detto, aspetta, frena un attimo, perché stiamo prendendo in giro i robot, ma ci sono dei contesti nei quali magari può essere molto molto utile sostituire l'uomo con un robot. Assolutamente, tutta la parte in cui c'è il rischio per la vita ha senso che ci sia un robot. E comunque, che ne so, l'estrazione mineraria, la sicurezza, comunque un robot, e attualmente i robot sono in grado di percepire minacce, di capire i movimenti di una persona, se sta male, se ha intenti violenti, perché comunque sono dei pattern motori che gli permettono di identificare. Già ci sono tecnologie, c'erano qualche anno fa tecnologie di sorveglianza che permettono di capire se una persona sta avendo, che ne so, un infarto, per chiamare subito un'ambulanza. Quindi perché non pensare a un robot che si occupa di sicurezza, chiaramente non di cose incredibili, però in caso di problemi, in caso di un allarme di media entità, può poi chiamare i soccorsi veri e propri. Questo infatti è un centro commerciale americano che ha sostituito le guardie classiche del centro commerciale con questi robot, questo robottino a forma di suppostone bianco che fa la guardia. Fa e molto quindi... Dalek. Sì, esatto. E l'hanno sostituito così e qui abbiamo detto, cavolo, un robot che si occupa di sicurezza sarà qualcosa del genere come scena. Ci ricordava un pochino Shining, quindi anche qui grande intelligenza cerca di aprire la porta, poi la sfonda, quindi per la sicurezza ci può stare. Poi abbiamo detto, vabbè, basta parlare di robot, cioè parliamo anche dei bot, questo è il periodo dei bot. Questa l'avreste sicuramente vista. Questa è di qualche giorno fa. Terrificante. Fondamentalmente hanno fatto, che bello, dice, facciamo per cui le immagini che interessano alle persone automaticamente diventano delle cover, così le possiamo vendere. L'ha pensata Amazon. Purtroppo Amazon non si ricorda che quando mescoli un'idea buona con internet spesso ottieni qualcosa di devastante, perché comunque il gusto delle persone per prendere in giro, soprattutto diciamo le figure importanti tipo appunto Amazon o altri grandi marchi, cioè ne trovano sempre una. Questo ha portato a cover bellissime con appunto cerette. Questo è il potere dei troll. Sì, il potere del troll. Il potere dei troll. Quindi hanno detto, ok, mettiamo un'intelligenza che sceglie in base alle preferenze degli utenti. Ecco gli utenti cosa gli hanno fatto scegliere. E quindi ha iniziato a stampare cover per cellulari improbabili di questo tipo. Quindi anche qui abbiamo detto, cavolo. Chissà quale mente si nasconde. Grande tecnologia Amazon nello sviluppare questa cosa. E questa è un po' l'allegoria del bersaglio che Amazon ha mancato clamorosamente. Sì, esatto, questa è una metafora, Poi sempre in tema di bot, e in particolare di bot che falliscono, ve lo ricordate Microsoft cosa ha tentato di fare qualche mese fa? Ha detto, dai, diamo in pasto, facciamo parlare una nostra intelligenza artificiale con le persone, perché il problema delle intelligenze artificiali è che devono avere interazioni, devono apprendere tantissimo per poter poi elaborare un contesto. Quello che è successo a Microsoft è che dopo un po' 24 ore di contatto con l'uomo ed è diventato, inneggiava il nazismo, tifava per Hitler, postava contenuti antisemiti e Microsoft ha dovuto ritirare dal mercato questo bot per Twitter per dire ok, forse l'interazione con l'uomo non è il miglior modo per fargli acquisire intelligenza. Anche qui il potere dei troll. Manca un contesto, chiaramente, manca sempre il contesto, questo è il grosso problema. Anche qui grande... Però abbiamo detto, vabbè, forse non è un problema per tutti che poi sia un bot nazista, perché a quanto pare qualcuno in Oriente si è costruito un robottino a forma di Hitler per farsi portare in giro. Quindi ha una faccia tranquillissima proprio. questa scena per me, a me mi inquieta ogni volta che la vedo. E poi sempre in tema di bot e di razzismo, in America hanno fatto la prima competizione di bellezza dove non decideva una giuria, ma decideva un bot. E il bot si è rivelato essere razzista, a quanto pare. Assolutamente sì, questo è il problema delle cose dei contenuti consigliati o comunque di quando dai da un bot o una IA delle idee
che sono sbagliate di fondo. Il problema dei computer, i computer non è che sono intelligenti, sono molto stupidi, però se gli dai le giuste istruzioni fanno delle cose bellissime, se gli dai le istruzioni sbagliate... E quindi cosa è successo? Che hanno vinto solo persone di colore bianco e sono state lasciate fuori tutti gli afroamericani, tutti gli ispanici, tutti gli orientali, e poi hanno detto ok, forse abbiamo sbagliato perché gli abbiamo dato un concetto di bellezza che era troppo costruito sui canoni delle persone occidentali, e quindi si è rivelato fallimentare come cosa. Addirittura ha tirato fuori un problema di razzismo, e anche qui abbiamo detto cavolo, chissà quale, esatto, quale genio, grande intelligenza artificiale. Tanto casca a destra, non a caso, sì, mi sembra. Ah, e poi c'è il tema del cibo, cavolo. No, perché c'è tutta una serie di persone che comunque, diciamo, il cibo cos'è? È chimica, no? Quindi di fatto se te hai gli ingredienti giusti, tagliati nel modo giusto, cotti nel tempo giusto, è una formula. È una formula. Metti un robot a farlo, no? Un robot lo potrebbe fare, certo, gli manca magari la manualità, però su alcune cose si può... In fondo i robot a cucina li abbiamo da anni. Stamattina infatti vi ho mostrato qualche esempio, e questo è proprio un articolo preso da quelli là. Sono dei ristoranti, sia in Cina che in Giappone, completamente automatizzati, dove sia gli chef che i camerieri sono stati sostituiti e ci sono dei robot. E anche qua abbiamo immaginato la scena. Io a me spaventa un po' l'idea di farmi dare da mangiare da un robot, non lo so, voglio ancora il cameriere. Io ho paura del fatto dell'eventuale crash, dell'eventuale... No, meglio di no, meglio di no. Poi da cibo ci spostiamo ad alcol. Che alla fine anche qua, in fondo un cocktail è chimica ancora di più, cioè prendi tot ingredienti, li mescoli assieme, che ci vorrà mai? Si può fare, anzi forse ecco, fossi un barista avrei paura onestamente Il robot può farlo in maniera anche un po' più precisa, no? Il perché problema gli è dici... che se glielo chiedi un po' carico cosa succede? Se glielo chiedi carico rischia che il robot poi fa sta fine questa qua, secondo me. E secondo me sì, ecco. Spegnilo, no, troppo tardi, certo, finito. Secondo me si ammazza. Quindi... il robot, si butta la birra addosso, non lo so. Ah, questo è bellissimo. Quanti di voi hanno visto i film nei quali c'è un tizio che batte le mani sulla tastiera e riesce a zoomare quei dettagli in lontananza in maniera nitida che tutti sappiamo che non è possibile? E Google ci ha lavorato sulla tecnologia di questo tipo. Cioè, esatto, c'è un modo per migliorare le immagini. Google l'ha fatto e ha ottenuto... Questo è ciò che ottieni zoomando. Questo è il risultato che ottiene zoomando un'immagine 16x16. Ha detto riusciamo a tirarne fuori un'immagine nitida. E in realtà crea dei mostri a tutti gli effetti. Quindi e anche poi, qua... Quindi... In effetti Google sulle immagini sta lavorando molto bene ultimamente, perché comunque con Pixel, il suo ultimo telefono, integra attraverso l'applicazione foto degli algoritmi che rendono le foto effettivamente migliori e riescono a ritoccarle in maniera efficace con un tasto solo. Il problema è che prima di arrivare a Pixel arrivi a questo fondamentalmente. Quindi anche qua ecco il robot di Google in azione che cerca di risolvere questa cosa. Questo però deve essere amico del robot da cucina di prima. Questa è bella, perché è quello che cerca di fare la frittata e poi non gli riesce benissimo. Poi questo è un esperimento tuo, giusto? Questo l'ho fatto 2 giorni prima della presentazione. Chi di voi ha visto che Rovazzi ha messo un bot online e si può parlare col bot di Rovazzi? Ho detto no, aspetta Lorenzo, prima di fare la presentazione fammi fare una chattata col bot di Rovazzi. Forse non si legge. Forse non lo leggete bene. Ma ci sono io che gli dico ciao, lui mi dice ciao Raffaele, vuoi vedere il mio video? Che ne pensi? Io gli dico simpatico. E lui, che ne pensi del mio video? Ho detto simpatico, mi è piaciuto. E lui, che ne pensi del mio video? Fabio, non so come dirtelo, bello, mi è piaciuto. E lui, che ne pensi del mio video? Basta, ok, questo screenshot la portiamo alla presentazione. Perché deve rispondere, mi fa volare, sì, esatto. Era la trigger word. Quindi immaginavamo Rovazzi che avesse fatto questo grosso investimento di tecnologia, no? Per questo bot potentissimo. Magari ci ha messo un cugino, esatto. Anche qui, questo che vediamo, si racchiude a ragno. Il bot di Rovazzi in azione. Si racchiude a ragno. Questa mi fa un po' tenerezza, devo dire la verità, che casca così, che non ce la fa. Ah, ecco. Questa ecco, è una cosa che secondo me potrebbe essere bellissima. Questo è un tema importante, anche dai, i bambini, poi quando si addormentano, non so se qualcuno di voi ha dei figli o dei amici con dei figli, quando un bambino si addormenta seguendo regole a noi sconosciute. So di gente che culla il bambino con la cappa, sai la cappa della cucina? Perché il rumore lo calma, oppure che deve stare in ascensore e andare in su e in giù, può fare il giro con la macchina. Quindi avere una culla che capisce il bambino... Abbiamo detto, cavolo, una culla intelligente. Ho detto, cerchiamoci qualche video, questa sarà una figata, la facciamo vedere. Il eccole primo nazione. Video che viene fuori è questo. Eccole nazione, bella. Ecco perché il bambino si calma. Abbiamo capito perché la culla... È la concussione che fa mio fratello sta aspettando un bambino. Manu, non te la regalo questa, non te la regalo perché... Ma secondo me lei proprio si stordisce, quindi... Bella. Però, cose serie, perché comunque
parlavamo appunto del fatto che le intelligenze artificiali possono digerire dati enormi e risputare fuori in pochissimo tempo le risposte interessanti. JP Morgan ha fatto il lavoro di 360.000 ore di lavoro, sì, di avvocati secondi, in pochissimi secondi. Ha tirato fuori questo software che manderà centinaia, migliaia di avvocati in strada. Può e quindi, fare altro. Quindi anche qui abbiamo una bellissima diapositiva per dimostrare questa cosa. Questo è dato. Esatto. Questo, però, secondo me, questo è il bot di Facebook che vede i commenti sui vaccini. Che sbatte, esatto, le mani sulla tastiera così. Però è un argomento molto serio, al di là dello scherzo che stiamo facendo, però cosa effettivamente succederà quando molte persone dovranno inventarsi un altro lavoro o comunque migliorare il proprio lavoro perché un robot è in grado di fare... A volte abbiamo trovato anche dei lavori così che non ci aspettavamo. Durante le ricerche abbiamo scoperto che addirittura gli spazzini rischiano di perdere il proprio posto di lavoro, no? Beh, in teoria già l'aspirapolvere può essere un robot in casa. Non so chi di voi ha un Roomba o queste cose qua che in casa riescono a spolverare tutto. Io ce l'ho, ci metto il gatto sopra anche e gli faccio fare video. È viralissima questa cosa. Per YouTube, sì, lo faccio solo per YouTube, come investimento per YouTube. Come personal branding. Quindi abbiamo detto, ah no, cavolo, voglio vederli questi robot in azione, anche qui abbiamo cercato una dimostrazione del robot in azione. Vediamo se devono preoccuparsi gli spazzini. No, dai, forse hanno ancora... Ma questo è quando non fa la differenziata, se ne accorge e te la tira conto. Diciamo che gli spazzini possono rimanere ancora tranquilli, dormire sonni tranquilli su questa cosa. Qualche anno ancora, sì, dai. Ah, questo è un problema mio. Questo, esatto, è un problema tuo. Come sapete, sono un giornalista, scrivo di tecnologia, videogiochi, fumetti, serie TV. E in effetti l'idea che qualcuno ho detto, cavolo, è facile prendere per il culo per gli altri. Ho detto, ma che succede? Abbiamo trovato un robot che ti sostituisce, no, Enzo? No, il problema è che toccherà... In effetti, se ci pensi, molte notizie sono abbastanza semplici da dire. Ci metti due o tre dati e non ti dico che veramente chiunque può fare una news brevissima. Infatti credo che nel breve termine la creazione di news flash sarà affidata ai bot, probabilmente. L'idea di prendere un posto, un'informazione e due parole di contorno prese da un generatore casuale che comunque sappia collezionare una notizia e ti tira fuori un articolo. Spero che per gli articoli lunghi ancora non sia così. Io mi sono spaventato quando ho letto questa news, perché lui è un giornalista, ho detto, ecco, ora come faccio a riconoscere se è un umano o è un robot? Ma pensa ai racconti anche. Ma aspettavo qualcosa del genere da un momento all'altro, ho detto, esatto, cavolo, ora scopro che Lorenzo è un robot. Però ha detto, no, forse siamo ancora in tempo. E poi abbiamo cercato meglio, abbiamo trovato questo. Questa è una cosa che potete, dicevi, che è una cosa che... Questo è un software che ti tira fuori un articolo. Gli dai 3-4 keywords, gli dici quanto lo vuoi lungo e poi fa tutto lui. Ti tira fuori un articolo su qualsiasi argomento. E costa meno di uno stagista. Costa pochissimo, sì, costa poco. È già online, si chiama Articulo? Non so come si pronuncia. Che è quello che fa i giornalisti. Articulo? Si pronuncia Articulo. Articulo è online e potete farvi degli articoli con 3-4 keywords. Non so se si poteva dire culo sul palco, forse avrei dovuto forse chiederlo non prima. Non si poteva dire. E quindi qui è stato Lorenzo invece a fare... Cioè, questo è Lorenzo quando ha scoperto questa reazione, news. Esatto. Ha detto, questo è Lorenzo che scopre... Di faccia proprio. Ah, i medici. Questo sarà interessante, perché comunque avere un robot che non ha paura del sangue, non viene preso dall'ansia, non si ferma perché magari vive la situazione in maniera differente. Già i medici sono quasi robot ormai, se ci penso. Un bravo medico è... Io sospetto che il mio medico sia un robot da tempo, sì, da molto prima di questi articoli. Però, diciamo, un robot in effetti potrebbe dare magari assistenza su alcune cose. Se ci pensiamo, la robotica nella chirurgia è entrata da tantissimo tempo. Credo sono molto più precise degli umani, no? Deve, sì, fare un'operazione, riesce ad intervenire con precisione. Alla fine, se te metti giusto le guide, non ti taglia via la faccia, ma prende soltanto ciò che deve fare. Quindi ho immaginato la scena di io che vado dal dottore e dico, dottore, ho mano alla mano, e mi immagino questa cosa, mi ha inquietato un attimo. Questo mi ricorda un po' Aliens, non so se vi ricordate il film. Però anche qui, vedi, non si fa male, perché data la giusta cosa funziona. Questo che se li ricorda, dai. Questo è il momento nostalgia, sicuramente, cioè, quando eravamo ragazzini le Robot Wars erano meravigliose, cioè quelli erano i robot che io mi aspettavo tutte le domeniche. Io sì, delle scatole violente fondamentalmente, cioè, che erano macchinine con delle armi sopra, e a quanto pare sta roba sta tornando di moda e si suppone che possa addirittura sostituire gli sport e quindi fare intrattenimento completamente basato sui robot. Solo che questi erano delle macchinine, anche perché se ci pensi, se si potevano fare all'epoca, immaginate adesso che molte più persone possono mettere mano su un chip Arduino, su un, a costi... un Raspberry, sì, a costi veramente... 300-400 sì, euro, sì, sì, è, sì, una macchina, sì, di morte, sì, 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 sì. Però con i robot che abbiamo attualmente ci siamo immaginati più o meno una scena del genere.
Questi sono, questo è il Big Dog. Lo conoscete? Questo è quello di Boston Dynamics. Boston Dynamics, fantastico, il fantastico il robot in azione. E infatti, quindi... questo dicevo, torna all'empatia. Io per un, questo povero Cristo, sì, a me fa quasi pena, infatti, quando lo vedo così mi fa quasi pena. Però pensa, se ci metti sopra un mitragliatore e un rilevatore di, diciamo, delle persone, ti fa un po' meno empatia. E occhio, forse, perché fuori c'è quello della, sì, dell'esercito, visto, della marina. Ma quello serve a sminare, credo, almeno. E poi, ve lo ricordate quello che abbiamo fatto vedere prima? Che abbiamo detto che era utile per proteggere. In realtà, a quanto pare, non è andata proprio benissimo. No. Perché in quest'articolo racconta che ha picchiato un bambino di 16 mesi. Vabbè, e poi ci è letteralmente passato sopra. Ma succede, i bambini sono noiosi, dai. No. E poi non la cosa è andata ancora peggio, perché a quanto pare si è suicidato. Cioè, prima ha fatto questa cosa e poi si è suicidato. L'ha vissuta malissimo questa cosa, il robot. Però se ci pensi, questo è un ottimo caso, perché... questa notizia l'abbiamo data, l'hanno data tutti, il robot che si suicida per noia nello shopping center. Quindi qui il giornalista ha dato un sentimento umano al robot, già li diamo agli animali, figuriamoci ai robot, quando chiaramente è successo qualcosa di, non è che si è ammazzato per noia, probabilmente ha sbagliato ed è cascato di sotto. Però dare un sentimento umano ai robot è una cosa che stiamo facendo già adesso. Il giorno in cui lo daremo ai robot che potrebbero farci del male, avremo Terminator che tranquilli, a cui non faremo niente, perché no, vabbè, dai, poverino, è un robot. E invece no, cioè... poi ci siamo chiesti, ma come fa un robot a suicidarsi? Così. In realtà è più facile del previsto, perché effettivamente non è proprio complicato per un robot suicidarsi. Ma se hanno la batteria? Questa non la dobbiamo cercare meglio, questa... Evangelion. Questa pure è seria. Questa invece, esatto, questa è una serissima. Cosa molto seria. Questa allora, è serissima. Quando le notizie sono della Russia, l'esperienza mi ha detto di guardare sempre le cose con un certo, con un po' di sale, diciamo, un grano. A quanto salis. Pare Kalashnikov, la famosa marca, quella dei Nitra, sta realizzando dei robot killer che non hanno nemmeno più bisogno dell'intervento umano. Quindi non c'è nemmeno la fase di guida, è l'ultimo pulsante premuto che era un uomo a scegliere se colpire fino il target o meno. Fino ad oggi i droni identificano magari il bersaglio, ma comunque la decisione è dell'uomo. Invece la Kalashnikov vuole fare robot che da sole riescono a trovare, esatto, il bersaglio e eliminarlo. Non so effettivamente come distinguono i buoni dai cattivi, probabilmente con degli RFID o dei sensori o qualcosa di visivo, perché non, altrimenti è una strage, cioè. Infatti ci siamo immaginando questi robot in guerra, no? Questo scenario di tutti questi robot in guerra. Saranno bellissime le nuove guerre, soprattutto se saranno combattute sul ghiaccio. Questo è sempre Big Dog. Sì, questo è sempre Boston Dynamics. Ecco i robot in azione sul ghiaccio. Però se pensate, immaginate i calcoli, la bravura nel costruire un robot che scivola sul ghiaccio e comunque recupera l'equilibrio come un essere umano. Questo inizia a spaventare. Quello di prima della buccia di banana mi faceva sorridere, questo inizia a spaventare. Poi, sempre rimanendo sull'aggressività, abbiamo trovato questa. Questa faccetta triste. Questo, esatto, è serio, questo è un robot che ha picchiato un tizio in Cina e l'ha mandato in ospedale. È Cina, giusto? Ricordo in bene. Cina, sì. Sono dovuto intervenire i paramedici per portarlo in ospedale. Quindi anche qui la cosa è molto molto seria. Pensiamo sempre, no, ci avevano avvisato, la cultura pop ci aveva avvisato che sarebbe successa questa cosa. Prima o poi. Sì. Sempre perché il problema dei robot è che non hanno un contesto. Cioè, un umano quando fa un'azione violenta tendenzialmente o è ubriaco, anche lui non ha un contesto, oppure lo fa perché lo vuole fare. Un robot lo fa perché sta semplicemente facendo quello che deve fare. Io devo andare dal punto A al punto B, c'è nel mezzo un bambino e non ci ho salgo il sopra. Sensore guasto. Ci salgo sopra. Qui siamo immaginando scene di questo tipo dove si ribella anche il robot che c'è in casa, quello che ti porta la birra, così, quindi occhio a mettervi... Questo è sempre Boston Dynamics. Sì, a me dell'altro. Questo robot fa paurissimo ormai, sono terrorizzato. Occhio a mettervi robot di questo genere in casa. E quindi, ben detto, soprattutto con le ultime notizie, no, la cosa è seria, cioè questi si ribellano, attaccano, avete visto, sale sul bambino, porta il tipo in ospedale, quindi... Non sarà Kyle Reese probabilmente a salvarci, chi ci salverà? Il fatto che ora noi abbiamo scherzato, ma che probabilmente quando svilupperemo robot seriamente in grado, penso, di fare male all'uomo, svilupperemo anche le necessarie contromisure per far sì che non sia così. Ora, io vedo Elon Musk, per esempio, ha una paura delle AI terrificante. E ne abbiamo parlato a lungo anche nel talk che c'è stato quello prima di pranzo, no? Si è parlato dell'attenzione del contesto e di chi definisce le regole per questi robot. Tanto proprio Elon Musk, c'è questa cosa interessante, credo di aver capito perché ha paura delle AI. Perché? Lui, sai che la sua ex moglie, che è una bellissima donna bionda, sì, è in Westworld. Ed è uno dei robot di Westworld, quindi può darsi che la paura sia lui quella ha un dubbio se la moglie è ancora un umano o meno. Esatto. Quindi però abbiamo portato delle GIF, quindi non potevamo concludere con una GIF. Quindi abbiamo detto, in realtà noi lo sappiamo chi ci salverà. E ci salverà un essere... Io mi dissocio da questa GIF, però sono d'accordo con te. Che è un essere che è molto più potente di qualsiasi robot che l'uomo potrà mai creare, ragazzi.
e sono i gattini. Noi abbiamo finito. Grazie di tutto. Dopo questa mezz'oretta di follio, di stupidaggini tra serio e faceto, se volete fare qualche domanda seria, anche domande serie noi le o sulle GIF le accettiamo comunque, cioè abbiamo un po' di tempo per le domande. C'è qualche domanda? No, direi che è stato chiarissimo. Sì? Io non vedo perché c'ho questi fari in faccia. Sì, ci ho provato anch'io. Ce n'è una là? Più che una domanda era un epilogo. Avete presente quel robot che sta in giro per intorno al centro commerciale per la sicurezza? Sì. Si è suicidato. Giuro, c'è la notizia. Infatti l'abbiamo messa. Era nelle slide. Non eri attento, No. Ah, ok. Nell'acqua. Sì, quello che si è buttato in acqua. Ma era la fine. Sì, l'abbiamo fatto vedere. Allora non è che sei un robot anche te, vero? Può darsi. O si apre ed esce la faccia. No, l'abbiamo messa. Bon. C'è scritto Time's Up là, dice che dobbiamo andare via, c'è scritto lì. Perfetto, allora noi abbandoniamo il palco. Dobbiamo andare in palco. Grazie mille. Grazie mille. Aspetta.